Ecco Santa Maria della Stella, una chiesa barocca per lungo tempo abbandonata ed ora finalmente restaurata per accogliere la nuova sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Le attività archeologiche e le ricerche di questi anni hanno svelato un passato incredibile, un antico monastero il cui segreto è rimasto fino ad oggi racchiuso nel cuore della città di Saluzzo. Per raccontarlo, è necessario partire da molto lontano. Era il 1221. In quell'anno Agnese, figlia di Manfredo II, marchese di Saluzzo, ottenne l'approvazione papale per fondare un monastero femminile a Rifreddo, ai piedi del Monviso. I muri perimetrali della chiesa sono ciò che rimane di quella che costituì la residenza della comunità monastica cistercense di Rifreddo. Nel 1592, a seguito della Controriforma, la comunità abbandonò Rifreddo per trasferirsi a Saluzzo. Ecco la rappresentazione di Saluzzo realizzata dal Boetto e raccolta nel Teatrum Sabaudie. Qui in evidenza parte del borgo di San Martino, dove trovarono sistemazione le monache al loro arrivo. L'area si è trasformata col passare del tempo e oggi è racchiusa tra Salita San Bernardo, Via di Rifreddo e Corso Piemonte. Al loro arrivo, le religiose acquistarono il palazzo dell'arcidiacono Michele Antonio Vacca, che in passato aveva ospitato la comunità di Santa Chiara. Le monache si adoperarono per restaurare la preesistente chiesa delle Clarisse, ma ben presto realizzarono il progetto di un proprio edificio di culto. Se osserviamo le facciate degli edifici odierni, possiamo riconoscere alcuni elementi architettonici della chiesa, la cui costruzione venne completata nel 1611. La fruttuosa ricerca degli archeologi ha riportato alla luce le fondazioni dell'edificio e oggi è possibile rappresentarne virtualmente il perimetro. Il sommo della parete di facciata della chiesa è in parte ancora conservato. Il sottotetto di un palazzo che si affaccia su Corso Piemonte ne custodisce la decorazione pittorica policroma. Ritroviamo la chiesa raffigurata nel Teatrum Sabaudie. Così si presentava il monastero delle monache di Rifreddo nella prima metà del Seicento. Soffermiamoci ad esaminare con attenzione le murature e le volumetrie architettoniche oggi visibili nel complesso del Pio Istituto Guglielmi Barali Soberti. È ancora possibile distinguere i profili dell'antico chiostro, che così possiamo immaginare. Il doppio ordine di porticati è coronato da un semplice loggiato, sostenuto da brevi colonnette. Oggi i porticati sono chiusi da pareti. Tuttavia, negli interni ammodernati, riconosciamo ancora i percorsi di raccordo tra i fabbricati del monastero. Nel corso del primo quarto del XVIII secolo, assecondando le direttive episcopali e grazie ad una maggiore disponibilità economica della comunità religiosa, venne innalzata la nuova fabbrica del monastero. Gli anni di abbandono e la patina del tempo hanno celato fino ad oggi lo splendore del maestoso coro riservato alla clausura, dove le monache si raccoglievano in preghiera.
Ai fedeli venne invece destinata la bella chiesa affrescata, che rimase luogo di culto anche dopo la chiusura del monastero. Il piccolo cimitero riservato alle monache seguiva la tradizione cistercense, occupando il settore a sinistra della facciata della chiesa, contenuto da un recinto. L'edificio che oggi si affaccia su Via Rifreddo, sede nell'Ottocento della Regia Giudicatura e poi dell'Archivio Notarile, venne destinato all'educandato. Era collegato alla residenza delle monache attraverso una lunga manica di raccordo che fiancheggiava la chiesa. A seguito della soppressione degli ordini religiosi imposta dal governo francese, nel 1802 furono posti sigilli sui beni del monastero, che subì, come altri, il destino dell'abbandono. Le nebbie del tempo, che da allora hanno avvolto questa lunga storia, iniziano oggi a dissolversi. Una pubblicazione raccoglierà i risultati di una meticolosa ricerca, perché molto resta ancora da raccontare.